Ciao, la merda è più buona del risotto. Questo sembra una frase paradossale, eppure ti informo che è così. Ora, non tanto da un punto di vista, reale, ma sicuramente da un punto di vista emotivo. Perché da un punto di vista reale, tu non ti mangeresti mai un piatto di merda se avessi la possibilità soprattutto di mangiarti un piatto di risotto. E qualora ti mangiassi un piatto di merda colto dai sotto i fumi della devastazione alcolica, ad esempio, per fare un esempio, il tuo corpo verrebbe intossicato da tutti i batteri, da tutte le cose che stanno dentro la merda e finiresti, faresti una misera fine immonda, diciamo così, nel giro di un tempo brevissimo. Invece, da un punto di vista emotivo, succede che preferisci la merda al risotto, pur avendo magari il risotto a disposizione, tu ti nutri di merda. Ora, cerchiamo di capire bene questo concetto. Da un punto di vista emotivo, ogni volta che tu sei collegata a una situazione in cui stai soffrendo, sei legata a una persona che ti genera sofferenza, che di fatto ti fa stare male perché senti dentro di te quella sensazione di malessere, perché non appaga quelle che sono le tue esigenze, perché non stai nutrendo di emozioni positive. Quindi stai con questa persona nonostante questa persona ti generi sofferenza, anzi, ci stai proprio perché ti genera sofferenza. Questa persona ti sta facendo mangiare della merda e tu te la mangi e la trovi più buona del risotto. Il risotto invece potrebbe essere una persona che ti potrebbe appagare quelle che sono le tue esigenze logiche. E allora perché mangi la merda? Perché preferisci la merda al risotto? Tra l'altro tieni anche presente questo, che poi ti lamenti. Ti lamenti perché non è che dici: "Oh, sono contento, mi sono mangiato sto bel piatto di merda, sono proprio contento". No, ti lamenti, dici: "Quello è uno stronzo, quella è una stronza, mi fa soffrire, mi fa star male, mi fa le corna, va con un altro, che ne so, va con un'altra, sta con me, sta pure con delle altre o degli altri". Insomma, ti fa vivere tutte queste cose, perché se tu non ci soffrissi. D'altra parte, che c'è, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma tu ci soffri, questa persona non è disponibile, non ti fa sentire e tu ci stai male e ti lamenti. Però devi tenere presente che sei tu che ti mangi il piatto di merda, non c'è qualcuno che ti punta una pistola alla tempia e ti dice: "Mangiati sto piatto", e scarti il risotto, pur magari avendo tanti risotti a disposizione, non provi neanche ad assaggiarli. Perché la tua parte emotiva è talmente abituata a mangiare merda che si aggancia solo a chi gli dà merda da mangiare. Questo è il vero concetto. Perché per la parte emotiva va bene tanto la merda quanto il risotto. È la parte logica che soffre col risotto, ma la parte logica è impotente. Non è... Anzi, più cerca di difendersi, più la parte emotiva per in modo compulsivo gli fa mangiare la merda. Tu dici: "Basta, non la cercherò più. Non lo cercherò più, questa volta me l'ha fatta grossa, è proprio stato uno stronzo, una stronza, mi ha fatto le corna, ogni tanto mi prende, poi mi molla, insomma, me ne fa di cotte di crude", e poi più ti senti bloccare, vuoi bloccare, più ti senti un'angoscia dentro, tale per cui non puoi farne a meno, vai a cercarla, vai a cercarlo. Allora significa che ti stai nutrendo emotivamente di merda e ti intossichi, perché la merda fisica, se la mangiassi, ti farebbe morire, ti farebbe venire tutte le possibili malattie immaginabili della faccia della terra. Ma la merda emotiva di fatto non ti fa morire, ma ti fa stare molto male. E ti fa vivere stati di sofferenza che durano anche a lungo. E allora, però, perlomeno prendi atto che stai mangiando merda. Questo è il primo punto, perché poi tu, se parli con una persona, dici: "No, quello lì, se fosse così, se fosse un po' diverso, sarebbe la persona giusta", perché vai a proiettare su di te delle tue esigenze, dei tuoi bisogni. Quindi, prima cosa da fare per liberarsi dalla merda è renderti conto che la stai mangiando, relazionandoti con quella persona. Secondo punto è renderti conto che ti fa star male, perché se non ti facesse star male, chi se ne frega, cioè. Terzo punto è renderti conto che è l'ora di smettere di mangiarla. E per smettere di mangiarla c'è solo un modo: devi iniziare a mangiare il risotto. Magari inizialmente forzandoti, ma mangiare il risotto.
iniziare a dare altre emozioni. Oppure, diciamo così, decidere deliberatamente di mangiarti ancora un po' di merda e però assaggiare anche un po' di risotto. Un po' di merda e un po' di risotto. Un po' di merda e un po' di risotto, fin tanto che a un certo punto la tua parte emotiva capirà che è il meglio risotto della merda. Questo è un passaggio che devi fare, ma soprattutto il risotto vero, quale deve essere? Deve essere l'amore per se stessi. Questo è il vero risotto. L'amore per se stessi è l'unica fonte di emozione che ti può appagare. Quindi inizia ad amare te stesso veramente, a sentirti, a metterti al primo posto. Nel momento in cui ami te stesso, smetterai automaticamente, ami veramente te stesso, te stessa, smetterai di mangiare la merda. Anzi, quando verrà quello lì con il suo piatto di merda, o quella lì, gli dirai: vattela a prendere in quel posto te e la tua merda, la puoi mangiare pure tu o valla a dare a qualcun altro, ma io non ne voglio più sapere assolutamente. Eppure spesso non lo fai, continui a mangiarlo e ti lamenti. Però il fatto di lamentarti indica che è solo colpa tua, perché altrimenti non ti lamenteresti, perché nessuno te la sta infilando giù con un imbuto, te la stai mangiando tu. Quindi devi passare dalla merda al risotto. È meglio, come dire, fare piuttosto un primo sostanziale digiuno, stare a dieta, non mangiare nulla, e poi iniziare ad assaggiare il risotto. Vedrai che piano piano la tua parte emotiva si abituerà al risotto, gli piacerà il risotto è l'amore per se stessi, e l'amore per tutte quelle persone che ti danno ciò che tu desideri, che ti fanno sentire in armonia, che ti fanno stare bene. E a quel punto lì, quando scatterà questo nella tua testa, vedrai che tutti quelli che ti daranno merda, gli rifilerai subito un calcio in culo, istantaneo, istintivo, improvviso, senza neanche, come dire, il preavviso fondamentalmente. Questo è quello che devi fare e fottitene se perdi quella persona, tanto non hai perso nulla, hai perso solo dei piatti di merda, ma piatti di merda in giro ne trovi quanti ne vuoi, cioè puoi recuperarli in ogni momento, insomma. Inizia a mangiare risotto, dammi retta e riuscirai a vivere veramente bene, ad amare te stesso e quindi ad amare gli altri, ad avere la possibilità di farti amare dagli altri. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like. Condividilo con i tuoi amici, a partire dai 20.000 iscritti ci sarà il nuovo servizio di formazione in diretta, per cui arriviamo presto a questi 20.000, fai iscrivere i tuoi amici e iscriviti anche tu al canale, ovviamente. Ciao, per questo video è tutto, ciao!